Siamo nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. I nostri occhi sono ancora chiusi. Temi il sangue latino. E ben presto tutta Yharnam era stata soggetta alla comunione col sangue antico. Con il passare del tempo, ogni cittadino di questa sventurata città era ormai dipendente dal sangue curativo, al punto tale che stranieri e persone provenienti da altri continenti iniziarono ad arrivare a Yharnam per poter usufruire anche loro delle straordinarie capacità del sangue curativo. In questo modo, Lawrence e la Chiesa della Cura riuscirono ad istituire una vera e propria istituzione a Yharnam e ben presto ebbero il pieno controllo della città. La sede centrale di tale potere venne stabilita a Cathedral Ward. Nonostante tutto quello che la Chiesa della Cura fece per arrivare al suo scopo, esso fu sempre e solo uno: riuscire a stabilire un contatto con un grande essere, per arrivare a schiudere il segreto della verità straordinaria e riuscire a far elevare la razza umana a loro pari. Fu per questo motivo che all'origine della Chiesa della Cura essa venne suddivisa in tre sezioni distinte. La prima grande divisione della Chiesa della Cura venne ribattezzata il Coro. La prima grande divisione della Chiesa della Cura venne ribattezzata il Coro, la cui sede, con annessi i relativi chierici che vi aderirono, prese posto nella parte superiore di Cathedral Ward. Lo scopo dei chierici appartenenti al Coro era quello di proseguire con le ricerche interrotte a Bergenworth, per riuscire a comprendere ancora meglio tutti quanti i segreti ancora contenuti nei labirinti ptumeriani. In tal modo, con il tempo, la dedizione e i sacrifici, finalmente il Coro riuscì a stabilire un contatto con un grande essere. Colui, anzi, colei che oggi conosciamo come Ebrietas, figlia del cosmo, e, grazie al suo ritrovamento, finalmente il Coro riuscì a reimpossessarsi del sangue antico. Tuttavia, le ricerche condotte sull'essere Ebrietas rivelarono il fatto che in realtà non si trattava di un vero e proprio grande essere. Poteva infatti essere o il frutto di un rituale del sangue tramite un antico surrogato ptumariano, oppure di un antichissimo ptumariano che, tramite la comunione col sangue antico e con il continuo contatto con il cosmo, che riuscì ad elevarsi quasi alla pari di un grande essere. Per cui, probabilmente, fu proprio questo motivo che spiegava il fatto per cui, all'epoca in cui i grandi esseri risalirono ai loro piani di esistenza superiori, Ebrietas non fece altrettanto, in quanto sì grande essere, ma imperfetto. Il simbolo di tale imperfezione era da ricercarsi nel sangue chiaro, un tipo di sangue molto particolare che stava ad indicare il fatto che quella creatura era sì riuscita ad elevarsi ad essere del cosmo, ma comunque non del tutto alla pari con i grandi esseri. Fatto sta che da quel giorno l'essere Ebrietas venne tenuto prigioniero nella parte superiore della cattedrale per poterne attingere al sangue e continuare con gli studi sulla verità straordinaria. Tra i numerosissimi chierici che si spesero in tal senso, mi sento di ricordare la mia stimata collega, Josefka. Grazie a tali ricerche e alle sperimentazioni umane sui bambini nati nell'orfanotrofio della Chiesa, finalmente, dopo numerosissimi tentativi falliti, i chierici del Coro riuscirono a ricreare un grande essere, che venne poi rinominato Emissario Celeste. I bambini dell'orfanotrofio, prima citati, divennero loro stessi fonte del sangue curativo. Con il tempo il Coro riuscì a svilupparsi sempre di più e divenne la parte principale e sicuramente più predominante ed influente di tutta quanta la Chiesa della Cura sulla città di Yharnam. I loro incessanti studi sulla verità straordinaria arrivarono al punto dell'origine di tutto, ovvero alla scoperta dell'esistenza del padre di tutti quanti i grandi esseri, Odon l'Informe. Compresero che il Grande Padre era qualcosa di troppo superiore, che valicava qualsiasi concezione umana. Si tratta infatti di un'entità ultraterrena, onnisciente e onnipresente, quasi del tutto inconcepibile per una singola mente umana, al punto tale che se un essere umano si fosse trovato mai di fronte a Odon l'Informe sarebbe completamente morto impazzito. Ma questo assolutamente non scoraggiò il Coro, anzi, qualcosa riuscì ad emergere.
La verità straordinaria rivelò ai chierici del coro che una possibile avvenuta di Odon l'informe sulla Terra poteva essere possibile, la quale sarebbe stata annunciata da un'enorme luna rossa in cielo, la quale avrebbe preannunciato la nascita di un figlio del cosmo, un nuovo grande essere sulla Terra, tramite un rituale del sangue con il sangue antico. Ad ogni modo, ciò non toglie che per arrivare a questa interessante prospettiva, le atrocità che la Chiesa commise sugli abitanti di Yharnam divennero sempre più crudeli e indicibili. Ad ogni modo, questi sacrifici necessari spinsero sempre più in là le conoscenze del coro, e anche loro riuscirono a comprendere della presenza di diversi piani dell'esistenza, ergo riuscirono a comprendere dell'esistenza degli incubi e dei sogni, che ricordiamo essere dei piani di esistenza superiori rispetto al nostro, che possiamo considerare uno dei più bassi, ove potevano ancora risiedere dei grandi esseri. Più gli studi si approfondivano e sempre più il coro riusciva ad ottenere potere e conoscenza, riuscendo a sviluppare magie arcane sempre più potenti e sempre più temibili. In particolare, un chierico del coro riuscì a distinguersi su tutti gli altri per immensa conoscenza e padronanza della magia arcana, Mikolas, uno dei chierici del coro con più conoscenza in assoluto riguardante agli incubi, a tal punto che forse riuscì addirittura a crearne di nuovi e iniziare a manipolarli.